Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Ci rituffiamo nella nostra saga dei talenti sprecati, seguendo sempre i vostri suggerimenti, arrivati nei commenti lasciati nei precedenti video. Calciatori che promettevano grandi cose, ma che non sono riusciti a rispettare del tutto le aspettative più o meno grandi nei loro confronti, per i più disparati motivi: carattere difficile, personalità non straripante, infortuni che ne hanno limitato le potenzialità nel momento chiave della carriera. Diamo dunque spazio al 16° capitolo della nostra saga dei talenti sprecati. Girolamo Bizzarri. Meglio conosciuto come Mino, Bizzarri non è riuscito forse a rispettare le promesse dei tempi del settore giovanile del Torino, quando nel 1985 centrò la favolosa accoppiata scudetto torneo di Viareggio, ma ha chiuso la carriera togliendosi lo sfizio di aver segnato in tutte le categorie, dalla Serie D alla Serie A, record con pochi eguali. Bizzarri è sempre stato contraddistinto dalla necessità di trovare l'ambiente giusto per rendere al meglio. Ci riuscì al Siracusa, poi soprattutto al Brescia, segnando anche al Milan nella massima serie. Bizzarri sbuca tra i granatieri rossoneri, di testa batte Rossi, è il 24esimo ed è parità, Brescia 2, Milan 2. Rivediamo la prodezza di Bizzarri con difesa rossonera un po' addormentata. E alla Pistoiese, dove pure in una delle sue stagioni migliori finì coinvolto con Cristiano Doni e Massimiliano Allegri nella presunta combine di Atalanta-Pistoiese. In seguito verrà prosciolto, anche se 12 anni dopo Cristiano Doni ammetterà che la partita fu realmente truccata. In ogni caso, l'attaccante continuerà a segnare, completando il suo tour di gol in quarta serie tra Rosetana e Morro d'Oro. Gianni Comandini. Entrare nella storia del Milan per una sola partita. In pochi ci sono riusciti, Comandini da Cesena si è tolto lo sfizio di farlo, per giunta in un derby. Nella squadra della sua città si è messo in luce alla fine degli anni 90 come uno dei giovani attaccanti più promettenti. La consacrazione a Vicenza, protagonista con 20 gol, in quella che al momento resta l'ultima promozione in Serie A dei Iberici. I rossoneri si persuasero a portarlo a Milanello nella difficile stagione che partì con Zaccheroni in panchina e si chiuse col duo Cesare Maldini-Tassotti, che affrontarono lo storico derby di ritorno 6-0 all'Inter con doppietta di Comandini in meno di 20 minuti. Strepitoso, considerando che l'attaccante si ritirerà a soli 28 anni e che in quel campionato giocò solo 13 partite. Spiegò: "Ho smesso perché ero stufo di questo calcio con le sue regole strane, dove ognuno gira la verità come vuole. Questa esiste, ma nessuno è libero di farla conoscere. Non è questo il calcio che cercavo, senza emozioni. Mi ha stancato la falsità dei rapporti e la poca attenzione nei confronti della persona, anche da parte di chi mi doveva curare. Ho incontrato gente disposta a lasciarmi zoppo a vita, pur di farmi rientrare presto in campo. No, grazie." Gianluca Gaudenzi. Non è detto che il treno giusto possa passare solo a inizio carriera, ma non è neanche detto che salirci al volo sia sempre la soluzione giusta. Gianluca Gaudenzi da riccione si fa notare al Pescara di Galeone, poi nell'ambizioso Monza, in cui lavora a centrocampo alle spalle di Gigi Casiraghi. Il Milan punta su di lui all'apice dell'edonismo sacchiano nel dicembre 1990. I rossoneri conquistano la seconda Coppa Intercontinentale consecutiva e Gaudenzi partecipa alla festa giocando 8 minuti. Le promesse non vengono mantenute, con Gaudenzi che riuscirà a farsi notare solo come meteora per un breve periodo, a Cagliari e Pescara cambiando squadra sin troppo spesso. Franco Liguori. Vero nome Francesco, talento napoletano di centrocampo capace di un'ottima gavetta alla Ternana fino a 24 anni. È il momento in cui il Bologna di Edmondo Fabbri lo ritiene maturo per la Serie A. Arriva in rossoblù e si fa velocemente notare nel campionato 1970-71 con un grande girone d'andata, prendendosi le attenzioni di Ferruccio Valcareggi, che pensa a lui per rinforzare la mediana azzurra dopo il mondiale messicano.
ma il 10 gennaio 1971, durante la trasferta sul campo del Milan, in uno scontro con il centrocampista rossonero Romeo Benetti, subisce un grave infortunio ai legamenti crociati, collaterale interno, menisco interno e capsula posteriore del ginocchio destro. In ortopedia è la cosiddetta esplosione del ginocchio, infortunio capitato a pochi calciatori. Una cosa, perché ho visto che poco fa andato di là e avrebbe dovuto avere notizie fresche, incidente che è capitato a Liguria. Ha avuto notizie? Che incidente grave, non grave, com'è? Sì, purtroppo poco fa, come dice lei, sì, abbiamo ricevuto la notizia da Bologna che l'incidente a Liguria è molto più grave del previsto. Anzi, a questo punto noi tutti che sono compagni gli vogliamo fare molti auguri, perché il Bologna ha bisogno di lui e speriamo di averlo presto ancora tra di noi. E un'altra cosa vorrei dire, che a un certo punto tra professionisti certi falli, certe manchevolezze sarebbe meglio evitarle. Per quel fallo Benetti fu denunciato alla Procura della Repubblica di Milano e sull'incidente il commissario di pubblica sicurezza del quartiere Bolognina inviò un rapporto alla Pretura di Bologna. L'arbitro della partita, Bernardis, aveva addirittura fischiato una simulazione contro il Bologna. Liguori tornerà in campo dopo più di un anno, ma senza ritrovare la qualità da mediano di movimento che l'aveva lanciato alla ribalta. Ubaldo Righetti. Nella Roma di Nils Liedholm sembra un predestinato da centrale difensivo a 21 anni. Appena compiuti si prende anche la responsabilità di calciare uno dei rigori nella famosa finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool del 1984. Il Guerin Sportivo proprio in quella stagione gli dedica il trofeo Bravo come miglior giovane calciatore d'Europa Under 21 e nella stagione successiva non salta neanche una partita di campionato con Sven-Goran Eriksson in panchina. Il suo rendimento però cala nel momento chiave, l'arrivo di Collovati e Signorini in giallo-rosso gli chiude ogni spazio. Passa all'Udinese in B e poi torna nella massima serie a Lecce, ma riuscirà a ritagliarsi solo un discreto finale di carriera a Pescara. Lorenzo Tassi. Classe 1995, il suo ultimo tentativo di rilancio è stato al Pont d'Onna, in Valle d'Aosta, ma tutti lo ricordano come un potenziale nuovo Baggio, quando a 16 anni, appena compiuti, esordiva con la maglia del Brescia. Tassi, un classe 95, è fuori dal normale, dichiarò il patron del Brescia Gino Corioni a metà luglio 2010. Spero possa diventare il nuovo Baggio, verrà in ritiro a Storo con la prima squadra e l'allenatore potrà vederlo subito all'opera. Si scatena un'asta tra Inter e Milan, vinta dai nerazzurri, ma da Piano Gentile Tassi fatica ad imporsi anche in primavera. I prestiti in Serie C non lo rafforzano né funziona, un'opera di arretramento tattico alla Pirlo, da fantasista a regista per intenderci. A 27 anni la carriera di Tassi è ancora nel vivo, ma si è allontanata al momento troppo dalla massima serie. E tu? Ricordi altri talenti sprecati, degni di rientrare in questa rassegna per un prossimo capitolo? Scrivilo nei commenti e naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!